Da sempre l'essenza dei saloni dell'auto è incarnata dalle Dream Car. Super sportive da centinaia di migliaia di euro, certo, ma soprattutto vere opere d'arte, caratterizzate da linee futuristiche e motori dalla potenza impressionante. E la kermesse ginevrina, naturalmente, non poteva non rispettare questa tradizione. A fare incetta di consensi, ecco Lamborghini, che ha scelto il salone svizzero per il lancio della Huracan, erede della fortunatissima Gallardo. Tanta fibra di carbonio e alluminio e un design capace di compiere un vero e proprio salto generazionale. Siamo in casa Lamborghini, la casa di Sant'Agata bolognese, con la novità. La Gallardo è andata in pensione, il suo posto è stato preso da Huracan. Questa fantastica coupé, due posti, trazione integrale, tanto alluminio, tanto carbonio per mantenere il peso snello e per far sì che il motore, il classico V10 5.2 con ben 610 cavalli, permette a questa vettura di scattare da 0 a 100 in 3 secondi e 2 e di arrivare, pensate, a ben 317 km all'ora da questo fantastico Made in Italy. Da Sant'Agata bolognese a Maranello si arriva in un attimo, solo una manciata di chilometri su strada e di metri tra i padiglioni di Ginevra. Ed è qui che l'Italia delle quattro ruote ha continuato a tenere alto il tricolore con una California T, che ha riportato ufficialmente il turbo in un motore di Maranello dai tempi della F40. Come da tradizione, tanta tecnologia indubbiamente in casa Ferrari. Alle mie spalle la California che guadagna una T. La Spider Coupé, disegnata da Manzoni, dietro a questa linea affascinante col tetto che si apre in soli 14 secondi, un nuovo propulsore, un 3009 biturbo. Dunque il turbo ritorna in casa Ferrari per 560 cavalli, prestazioni come sempre di riferimento da 0 a 100 in 3 secondi e 6. Questa è la novità del cavallino.